Gladiatrix Battles on TV, nuova puntata. Gianluca Lamberti, Angelo Baglio, bentornato. Come stai? Grazie Gianluca, bene, tutto bene. Che cosa stiamo per commentare? Sì, allora, stiamo per commentare una serie di incontri che si sono disputati domenica 12 giugno. Avremo diversi titoli in palio tra i ragazzi più promettenti di questa stagione. Naturalmente non li vedremo tutti per esigenze televisive, ma ci saranno dei match sicuramente molto interessanti. Molto bene, noi sentiamo anche l'audio originale. Qual è il primo round di questo primo match? Sì, allora, questo primo incontro vediamo pantaloncini neri, caschetto nero per Gabriele Grassano, ragazzo torinese, contrapposto al suo avversario, il moldavo Cioran Liviu. Vediamo che gli atleti sono subito partiti, un incontro di Muay Thai dilettanti, come vediamo in tutte le protezioni, quindi caschetto, gomitiere, paratibie, oltre alle protezioni obbligatorie, quindi conchiglia e paradenti. Provano anche un gesto tecnico non indifferente, un calcio girato abbiamo visto a vuoto. Sì, sì, esatto. Generalmente Cioran è solito portare queste combinazioni con i calci girati. Colpo dietro la nuca con un avversario che si gira, quindi interrotto dall'arbitro. E dicevo, Cioran usa molto le gambe e soprattutto questi calci girati li vedremo sicuramente anche nel corso della ripresa. Vediamo anche dalle inquadrature ottima risposta di pubblico, grande partecipazione. Sì, sì, diciamo che è stato di nuovo un evento molto seguito dal pubblico. Si sono registrati anche incontri molto spettacolari, quindi ormai i nostri, diciamo così, affezionati tifosi ci seguono comunque in tutti gli eventi che organizziamo. Ti vedo, ecco, qual è il richiamo che stai facendo in questo caso? Sì, questa è un'ammonizione in realtà, perché Gabriele ogni colpo che prende si gira, quindi non permette all'avversario di continuare l'azione. Visto che i colpi da dietro sono proibiti. Sono irregolari, esatto. E quindi lui ha provato già in un paio di circostanze a girarsi su azione dell'avversario, e quindi è meglio sempre fargli capire che quelle cose non le deve fare, altrimenti si rischia di rovinare anche il proseguo del match. Quanto pesano gli atleti che stiamo vedendo? Sono 67 kg. Quindi la categoria è meno 67 kg, hanno fatto tutte e due abbondantemente mezzo chilo al di sotto, quindi diciamo che sono in peso entrambi. Non hanno rischiato, diciamo. No, assolutamente. Fine di questa prima ripresa con l'atleta all'angolo blu, caschetto rosso, in vantaggio sui... Vediamo anche un replay dei momenti salienti scelti dalla nostra regia. Sì, bel tip di Gabriele. Il prossimo match si prepara Ratoio Eugenio. Ok, un bel colpo, andato a segno, sì, pugno saltato all'angolo blu. Come vedi questo primo round? Sì, questo primo round lo vedo con un leggero vantaggio per l'atleta col caschetto rosso, quindi Cioran Liviu, che ha tenuto meglio anche il centro del ring, ha portato più combinazioni, soprattutto con le gambe, come anche avevi notato su dopo pochi secondi. Adesso godiamoci questa seconda ripresa. E si comincia. Sicuramente anche qui cercherà sempre l'atleta col caschetto rosso di tenere il centro del ring e cercare di condurre in match, ma vediamo invece che Gabriele è lui in queste prime fasi. Sempre lavoro di gambe, high kick da parte di entrambi. Ottimo atteggiamento dell'atleta col caschetto rosso che tiene il centro ring e risponde anche. Sì, rientra sempre su ogni combinazione. In questo caso questo è uno dei problemi hai tirato quando sono le gomitiere. Sì, esatto, anche perché l'elastico si allenta anche solo col sudore o l'olio Thai, quindi tende a scivolare e diventa pericolosissimo poi per l'avversario. Perché i gomiti sembrano dei taglierini in questi casi, sì. Tagliano. Sì. Vediamo fase di clinch interrotta perché comunque gli atleti stanno troppo a contatto, devono mantenere una certa distanza tra di loro per poter lavorare. Parecchia tecnica a vuoto, Gianluca. Ecco, magari data la scarsa esperienza si consiglia prima di prendere la distanza con le braccia per poi entrare. Certo. Si tenta un po' il colpo della domenica magari. Ecco, qua c'è il richiamo ufficiale perché continua a girarsi, quindi in questo caso qui, contrariamente all'ammonizione, viene detratto un punto dai cartellini dei giudici.
vediamo che cercano di prendere la distanza, anche perché Cioran, come vediamo, è leggermente più basso, quindi Gabriele cerca di sfruttare la lungo, infatti abbiamo visto utilizzare molto spesso i tip che sarebbero i calci frontali per cercare di avere vantaggio dalla sua statura, ecco. E ha proprio cercato di spostare il calcio frontale per entrare subito. Sì, sì, esatto. Fine di questo secondo round, questo round è molto più equilibrato, però l'atleta all'angolo rosso ha comunque un punto in meno in quanto ha subito un richiamo. Vediamo il coach Adriano Mazzini di Parma. Decisione presa molto sportivamente dall'angolo che non ha protestato. Sì, no, ma ripeto, a parte alcuni casi sporadici è uno sport veramente molto corretto, quindi generalmente c'è molto rispetto dei ruoli. Poi le contestazioni fatte in un certo modo ci stanno, si danno le motivazioni, ma non c'è mai un eccessivo accanimento contro quello che può essere l'avversario, l'arbitro. Un approccio meno calcistico, diciamo, sì, a quello, sì, che, sì, quello che è la decisione arbitrale. Sì. Vediamo l'angolo. All'angolo rosso c'è anche un altro atleta? Sì, è Ruben Shortino, che tra l'altro sarà impegnato, un atleta che stiamo promuovendo per domenica 19 a Mantova, ci sarà un evento pro. Siamo ancora in dubbio perché danno previsione pioggia, quindi stiamo definendo in questi momenti. Perché è all'aperto? Sì, esatto, esatto. È un locale sul lago Mantova completamente all'aperto. Ultima ripresa di questo incontro, riparte di nuovo Livio con i colpi di gambe. Questa volta su linea bassa. Sono tre riprese da due minuti, sì, essendo classe C fanno tre round da due minuti con un minuto di riposo. E di nuovo calcio girato. Un clinch, combinazioni al corpo che vengono interrotte. Sì. Sì, diciamo che sono due atleti che in questo match non hanno lavorato in maniera eccellente in clinch, ma comunque ci stanno facendo vedere delle buone tecniche, soprattutto con le gambe, abbiamo visto. Sì, buon approccio psicologico quantomeno. Sì, sì, considerando che sono ragazzi alle prime armi, direi che comunque tecnicamente sono sulla buona strada. Gomitata di Gabriele. Di nuovo la gomitiera che scende. Hanno scelto entrambi di utilizzare tecniche di gamba, ogni tanto entra qualche gancio, abbiamo visto gancio destro a bersaglio di Liviu, gomitata di Gabriele. Ecco, in questo caso qui Gianluca, queste sono proiezioni che non portano punto, perché la proiezione che porta punto è quando tu che l'effettui rimani in piedi. Okay. Quindi quando entrambi gli atleti cadono al tappeto, a terra, non vale comunque, esatto, non vale come punteggio. Quindi attendono entrambi il benedetto, sì, ai punti, sì, non provano, sì, a chiudere prima del termine. No, sono molto attendisti. Nessun conteggio. No, quindi sì, questo incontro sicuramente terminerà i punti, quindi responsabilità dei giudici dare il verdetto. Finita anche questa terza ripresa. Come hai giudicato personalmente? Personalmente io vedo in vantaggio l'atleta all'angolo blu che vediamo in questo momento inquadrato, bellissima i kick in replay di Gabriele. Bel gancio destro di Liviu. Sì, il gancio direi che l'ha sentito. Sì, 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 no, ma sono due ragazzi che a me piacciono molto, infatti ho pensato di metterli in TV proprio perché sapevo che non avrebbero deluso le aspettative. L'angolo blu, sarà Liviu. Ed eccolo. Applauso anche dell'avversario, quindi questi sono anche ottima i bei gesti dove, sì, esattamente. Ecco, ricordiamo che i match vengono un po' scelti, causa anche tempo televisivo a disposizione. Assolutamente sì, io questa volta rispetto alla scorsa edizione ho cercato di dare spazio anche ai dilettanti, infatti oltre a questo incontro vedremo altri match dilettantistici perché è giusto dare anche spazio a ragazzi emergenti. Anche per essere un po' una finestra televisiva su tutto il mondo che ti rappresenta, quindi non sì, solo gli alti livelli, ma anche vedere come ci si arriva alla base per potersi poi col tempo giocare un match col titolo in palio. Sì, siamo passati all'MMA, qui abbiamo un match appunto tra Eugenio Ratoi di Torino e il francese Ugo Zappa.
Eugenio è partito subito forte portando al tappeto l'avversario. Vediamo l'abbigliamento decisamente diverso, anche se sono muniti di protezione anche loro, quindi esatto. Classe C. Questi qui sono dei classe C, hanno guantini da 4 once, le magliette e le rash guard sono facoltativi, quindi un atleta può decidere di combattere con una maglietta oppure a dorso nudo. E poi hanno anche i paratibia. Vedo i gomiti scoperti, possono utilizzarli o in questa fascia, no, classe no? No, in questa fascia di match no, perché appunto i gomiti vengono utilizzati soltanto nei match classe A, quindi i professionisti in questo caso queste tecniche tipo quelle di gomito anche a terra vengono escluse, stessa cosa anche a terra, non puoi colpire con le ginocchiate il volto dell'avversario. Vediamo sia Eugenio che Ugo che ripartono in piedi, bellissimo gancio destro di Eugenio Ratoi, Eugenio, ripeto, ragazzo di Torino della Reactive Club, avversario proveniente dalla Francia. Ecco, io colgo l'occasione per ringraziare anche la squadra tecnica di 4Music TV perché oltre alle riprese bordo ring sto vedendo per la prima volta l'utilizzo del drone e quindi si vive veramente a 360 questo match, come essere lì. Sì, ma poi Gianluca ti dico, l'utilizzo del drone è anche molto interessante dal punto di vista dell'aria, perché io mi ricordo quando passava sopra ti accorgevi veramente in una giornata come quella che è stata domenica scorsa, molto calda, faceva piacere questa ventata di freschezza che arrivava dall'alto. Poi soprattutto nell'MMA dove magari ecco in queste fasi sia un atleta sull'altro, avere una tripla inquadratura permette di cogliere quel colpo in più che... Sì, che magari una telecamera fissa inquadrata da un lato non riesce a prendere. E finisce il match in quanto abbiamo una difesa passiva da parte di Ugo Zappa. E a questo punto il match viene interrotto perché comunque prendere colpi in più rispetto a quello che è, anche perché è un classe C, quindi non tutela degli atleti, quindi abbiamo vittoria prima del limite per Eugenio Ratoi, quindi abbiamo Italia-Francia 1-0, avremo altri match internazionali, quindi vedremo poi alla fine come sarà il risultato finale. Molto bene, qui rivediamo, anche ringraziamo la regia per queste immagini preziosissime che servono per poter meglio anche capire come si arriva alla chiusura di un match, ma è qui. Era difficile uscirne in quel caso. Sì, no, ma era già andato in monte in un paio di situazioni e quindi dal momento in cui un atleta non si difende più a terra è giusto a questi livelli qua interrompere. Anche perché i guantini 4 once non difendono tantissimo, no, i colpi si sentono tutti. Vediamo, vedi un sinistro, un destro, un sinistro, ancora un sinistro, ancora un destro, basta. Non per te è stato dal momento in cui hai una difesa passiva. No, ragazzi, stiamo vedendo un match di grappling, questo è l'unico derby, diciamo così, torinese. Abbiamo, anche qui hanno entrambi i pantaloncini neri, quindi diciamo l'atleta con la maglietta è Marco Amedura di Torino, mentre l'atleta a dorso nudo è, devo leggere, non me li ricordo tutti, abbi pazienza, leggi, ci mancherebbe, abbiamo Davide Damiano, ogni tanto anch'io qualche lapsus, Davide Damiano della Millennium di Volpiano, bellissima, cavolo, bella proiezione classica della lotta greca-romana. Tra l'altro colgo l'occasione per svelare al pubblico a casa che non tutti sono addetti ai lavori che il grappling è una parte dell'MMA che sta per Mixed Martial Arts, correggimi se sbaglio. Corretto. Quindi riguarda un po' le proiezioni, in questo caso i ragazzi vengono fatti un po' sfidare anche su questa disciplina. Sì. Che sì. È parte poi di una ben più ampia. Sì, 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 per quanto riguarda la lotta è esattamente quello che succede nella MMA. Qui vediamo Marco Amedura che afferra la gamba dell'avversario cercando di andare in leva sul tallone e finito in noccio. Ha chiuso in leva, sì, quindi sì, ha sì, portato la sottomissione dell'avversario. Assolutamente, bravissimo Marco, bella vittoria. Peccato per Davide che in passato è stato autore di bellissimi incontri, però questo è stato la legge del ring assolutamente ci deve essere sempre un vincitore, pertanto in questo caso qui è andata meglio a Marco Amedura. Grappling, che sport oltre alla lotta greco-romana? Sbaglio il Brazilian Jiu-Jitsu? Sì, ci sono anche, sì, esatto, un mix anche delle regole del Brazilian Jiu-Jitsu, perfetto Gianluca, vedo che sei un esperto.
qualcosina stando vicino a te, sto imparando, Angelo. Dopo diverse puntate, sì, insieme, è vero, comincio fatto ad essere esperto. E anche qui ottimo replay. Sì, sì, bellissima, bellissima proiezione. Adesso vedremo la leva articolare alla gamba sinistra di Davide. E qui non hai scampo, quando viene afferrato vediamo che Marco, siamo quasi alla fine. Torsione. Eh sì, ci ha pensato. Si presenti all'angolo rosso Carpanzano Lucia. Oh, Gianluca, ecco, questo è uno dei match sicuramente più interessanti di questa giornata. È lo scontro, è una rivincita in realtà, perché abbiamo avuto già la scorsa stagione un incontro tra queste due ragazze. Eccolo qua, il drone che abbiamo citato prima. Portatore di aria fresca. Eccolo qua, in tutti i sensi. Ottime riprese, tra l'altro, è stato veramente anche il pubblico stupito, si vedevano sugli spalti tutti con i telefonini che riprendevano, quindi sì, è stata veramente una bella idea grazie a 4Music. E stavo dicendo, stiamo vedendo inquadrata Lucia Carpanzano di Milano, della Glory of Fighters di Ivan Galana, che ha già battuto nelle regole del K1 l'altra nostra campionessa italiana, Eleonora Fornasieri, del Team Tasso di Torino. Complimenti per l'addominale dell'atleta. Queste due ragazze, oltre a essere due brave fighter, sono anche due belle ragazze. Diciamolo piano, perché sono entrambe fidanzate, quindi non vorrei che ci troviamo sotto casa i rispettivi. Però è anche frutto di allenamenti duri. Sì, no, si vedere allenano. L'addominale segnato in una donna, so che... Sì. È indice di grandi allenamenti. Sì, no, ma Lucia, sia Lucia che anche Eleonora, io penso che non si allenano meno di 4 ore al giorno. Tra l'altro Eleonora, sia Eleonora che Lucia sono reduci da delle belle vittorie, quindi è veramente un match tutto da vedere, anche perché, ripeto, essendo una rivincita e la scorsa volta era stato nelle regole del K1, in questo caso qui lo stiamo effettuando con le regole della Muay Thai. Se non una rivincita, avranno preparato il match l'una sull'altra, un po' come sì, tattica. Sì, quello indubbiamente, però sono due discipline diverse, quindi quello che puoi fare nella Muay Thai è molto di più rispetto al K1, quindi soprattutto la Lucia, che è nata come atleta di Muay Thai, togliergli determinate tecniche è sfavorevole. E penso sia consentito l'uso dei gomiti, perché vedo le gomitiere. Sì, 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 anche questo match è assolutamente permesso l'uso di tutte le gomitate, quindi circolari, frontali, discendenti, ascendenti, possono gli atleti effettuare. L'abbiamo chiamata qualche gomitata, sì, come l'abbiamo citato subito. Sì. Vediamo, ne è stata provata qualcuna. Sì, fase di clinch, sbilanciamento. Match sentito, lo si riconosce anche per la presenza sotto l'angolo dei tifosi. Sì, ogni tanto scendeva qualcuno, però ripeto, essendo uno sport corretto, voglio dire, c'è assoluta sicurezza che non succeda nulla di particolare. Ecco, ognuno rimane ai propri posti, magari si avvicina per vedere meglio o dare magari supporto alla propria, diciamo così, atleta, però massima correttezza. Vediamo, match iniziato essenzialmente con tecniche di clinch. Muay Thai si riconosce anche per la musica folcloristica in sottofondo. Sì, sì, la Ramuai che viene, segue tutti i combattimenti. Diciamo che noi utilizziamo dei dischetti, ma in tutta Europa, mentre invece in Thailandia, negli stadi thailandesi, viene suonata dal vivo. E quindi questi musicisti, in base al ritmo del combattimento, aumentano o diminuiscono il ritmo della musica. No, noi qui abbiamo i CD, quindi... Si entra comunque in clima perfettamente thailandese, anche con CD. Sì, 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 no, quello sicuramente, però diciamo una musica costante, non abbiamo la possibilità di aumentare il ritmo, diminuirlo in base all'intensità del combattimento. Non abbiamo visto eseguire la danza tipica pre-match. Sì, la Ramuai, sì, non ricordo se le ragazze, magari può essere che per esigenze televisive l'abbiamo, perché generalmente almeno il giro delle quattro corde lo fanno, quindi giustamente un omaggio alla è tradizione. Più importante dar spazio ai combattimenti, e poi comunque magari in qualche incontro sicuramente la regia avrà deciso di farcela vedere. Vediamo sempre Lucia. Un altro livello di clinch rispetto ai match che abbiamo visto precedentemente. Sì, sì, no, ma sono due ragazze tra l'altro molto potenti, abbiamo visto ginocchiata destra, interruzione dell'incontro, anche qui clinch non regolare,
Dicevo, abbiamo una supremazia di Lucia Carpanzano in fase di clinch, abbiamo visto anche un bellissimo gancio destro, un altro. Eleonora, diciamo, la caratteristica che ha questa atleta, lo dico sempre ad alta voce a tutti, che è veramente un atleta molto intelligente. Botte non ne prende ed è un atleta che, se ha voglia, secondo me la vedremo combattere ancora per moltissimi anni, perché si tutela molto, ecco. Non sta lì a scambiare, quando vede che ci sono particolari difficoltà sta coperta, non azzarda, non rischia. Quindi veramente ragazza giovane ma molto 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 intelligente. E fra l'altro lo dico anche per gli amici a casa, per esperienza alle volte si vedono delle tibiate sulla coscia che sono poco spettacolari ma sfiancano molto l'avversario. Sì, purtroppo non vengono utilizzate molte qui da noi, ma sicuramente è una delle tecniche molto efficaci. Sì, si arriva a fine match con le gambe chiodate. Sì, sì, sì. Non si riescono più a muovere. Oh, bellissima, bellissima gomitata girata. Attenzione. Di Lucia Carpanzano. Bellissima. Si accende il match. Sì, 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 diciamo che in questa ripresa qui i ritmi sono cominciati a salire. Abbiamo la Lucia che ha capito. Fine del round. Bellissima seconda ripresa, vediamo se la regia ci ha preparato il replay di quella gomitata girata veramente spettacolare. Vediamo Ivan Galana all'angolo, Maurizio Tasso all'angolo di Leonora, tra l'altro anche Anna Grande che disputerà più tardi il titolo italiano classe B. Eccola qua, la tibiata sul quadricipite. E poi bellissimo. Hanno scelto un ottimo destro. Io penso che qua ci sia la gomitata girata, vediamo se ce la fanno, se ce la ripropongono. Qua ne abbiamo vista una frontale che sta, eccola qua. Bellissima. L'abbiamo chiamata questa. Sì, dall'alto verso il basso, ecco qui l'altra girata. Eleonora perde leggermente l'equilibrio, ma si copre prontamente e non accusa il colpo. Però veramente bellissime tecniche che in questo secondo round la Lucia si sta facendo vedere. Ultimo round. Salvo sorprese in questa terza ripresa, il verdetto è sicuramente a favore dell'atleta con pantaloncini gialli, Lucia Carpanzano di Milano, Glory of Fighters del maestro Ivan Galan. Qui sei intervenuto sul clinch, hai controllato? Clinch irregolare, poi la ragazza con i pantaloncini neri aveva dei capelli sugli occhi che gli davano fastidio, quindi mi ha chiesto di spostarli, però nulla di che, non aveva accusato il colpo, era stata una fase di clinch passiva, quindi il match era stato interrotto. Vediamo sempre fasi di clinch. Qua ci si è appoggiata le corde, ragion per cui. Sì, no, le corde possono essere utilizzate. Diciamo che solo sotto conteggio da parte dell'arbitro le corde vengono considerate come il tappeto, però durante il combattimento tu puoi appoggiarti alle corde, quello che non puoi fare è trarre vantaggio dalla spinta delle corde, quindi non posso spingermi sulle corde e poi di rimbalzo colpire con un pugno, un calcio, una ginocchiata l'avversario. Questo qui è regolare. Quello è wrestling ed è un altro sport. Sì, sì, esatto. Vediamo sempre Lucia che lavora in clinch, Eleonora anche lei si difende bene, vediamo un'altra ginocchiata alle gambe. Si accende anche il pubblico. Sì, 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 no, ma ripeto, è un incontro molto sentito perché già la scorsa volta il match appunto nelle regole del K1 era stato abbastanza equilibrato. E in questo caso qui diciamo che per questa volta la Lucia ci sta facendo vedere di portare a casa meritatamente questa vittoria, però un plauso veramente a queste due ragazze che, come dicevo prima, sono due nostre campionesse italiane in due discipline diverse, e col suono del gong termina anche questo incontro. Addirittura accompagnavano le ginocchiate con l'olè come sì. Allo stadio. Esatto, bellissimo incontro, brava Eleonora e brava Lucia. Attendiamo soltanto il verdetto dei giudici. Anche se mi sembra che anche loro siano consapevoli. Sì, sì, secondo me sì, la vittoria, ripeto, salvo sorprese, ma non penso, perché comunque, ripeto, attenzione. Ah, bellissima anche questa gomitata girata entrata nella guardia di Leonora. Vediamo vince il verdetto. E vince Lucia Carpanzano.
Complimenti, ripeto ancora una volta, a Eleonora Fornasieri. Gran fisico. Sì, grandi atlete.